innanzitutto porto i saluti del Presidente e del Direttore Generale che oggi insomma per il sovrapporsi di varie assemblee delle nostre banche non sono potuti venire. Sì, io ovviamente poi tutto quello che sarà la situazione della banca, il futuro della banca e quant'altro sarà discusso, insomma, sarà esposto dal Presidente, e questo è il consesso giusto in cui insomma bisogna discuterne. Io quello che posso portare è la situazione, in certo senso il momento che sta vivendo il movimento del credito cooperativo in generale rispetto a tutto quello che è successo negli ultimi anni, a tutto quello che è nell'ultimo anno e soprattutto quello che vediamo ora con questa tornata di assemblee sul territorio. Evidentemente, insomma, dico qui rispetto a questa banca, ma vale anche per l'altra, la frammentazione chiaramente è qualcosa che viene combattuto in questo momento, la frammentazione, un certo tipo di dimensione, un certo tipo di localismo è qualcosa che evidente, rispetto ai segnali che arrivano viene combattuto anche a livello di policy, ovviamente la visione è quella che un certo tipo di frammentazione non è più sostenibile e questo è evidente insomma nelle direttive, nelle policy che emanano a livello europeo, ma è evidente anche insomma nell'azione di vigilanza sul territorio presso le nostre banche, è evidente insomma da ultimo per l'input normativo, la nuova cornice normativa che è stata disegnata rispetto al credito cooperativo. Evito ovviamente di rifare la cronostoria di quelli che sono stati i fatti e la costruzione di questa nuova cornice normativa. Evidentemente no, è un passaggio d'epoca che chiama in gioco riflessioni da parte di tutte le banche, non solo quelle più piccole. Da aprile sostanzialmente attraverso l'ultimo input normativo ciascuna BCC indipendentemente dalle proprie dimensioni dovrà aderire a una capogruppo. Il prossimo, se non lo farà, l'unica alternativa sarà la liquidazione, se non l'esercizio della way out solo per un certo tipologia di banche. Ora evito i dettagli per le banche più grandi. La way out scadrà il 15 giugno, da quel momento partirà la costruzione vera e propria di quello che potrebbe essere il gruppo bancario cooperativo. Ovviamente detto fra noi ancora esistono molti dubbi, molte incertezze, ancora poco si sa su quella che sarà poi la conformazione finale del gruppo. Fatto sta che ci avviamo insomma a un consolidamento importante che sulla carta sarà comunque la licenza bancaria per i singoli istituti è stata mantenuta. Questo non era scontato, perché poteva, rispetto a modelli che osserviamo in altri paesi, questo poteva essere anche eliminato creando dei gruppi ancora più accentrati. Quindi la licenza bancaria per la singola banca è fatta salva, ma chiaramente è tutto da costruire quello che sarà il rapporto, al di là della partecipazione per il momento maggioritaria delle BCC alla capogruppo, quello che è tutto da costruire e poi in realtà il modello di governance e il funzionamento, il modello organizzativo di questo gruppo. Si è concentrati molto, purtroppo nell'ultimo anno ci si è concentrati molto sui diversi gradi di autonomia delle singole banche, che verranno lasciate alle singole banche. In realtà anche questo è tutto da costruire. Poco purtroppo si è parlato su quello che sarà il futuro, il posizionamento di questo gruppo, un progetto industriale e un percorso di crescita. Su questo se ne è discusso veramente poco. Nelle altre assemblee delle BCC ovviamente non si fa che prendere atto della costruzione di questo gruppo, anche se alcune perplessità rimangono relative appunto a quello che potrà essere il funzionamento vero e proprio, il rapporto tra la capogruppo e le singole BCC e i gradi di autonomia che le verranno lasciati. Al di là di poi come funzionerà il gruppo, evidentemente torno a quello che ho detto prima, poi non lascio altro spazio, è comunque un momento in cui la visione, ora lo diciamo in tutti i campi, ce lo chiede in Europa, ma effettivamente dall'immigrazione fino ad arrivare alle banche, ma effettivamente è così, la visione che c'è in Europa rispetto alle banche è una visione molto
molto, molto tendente al consolidamento. La frammentazione è un problema per la politica monetaria, è un problema per la vigilanza, è un problema in generale per le istituzioni europee. Quindi la via sarà per forza di cose in quella direzione. Questo si innesta in un momento, e questo poi magari sicuramente sarà illustrato bene nella reazione, un momento in cui anche a livello di sistema il credito cooperativo a livello nazionale chiude comunque con oltre 100 milioni di perdite a livello aggregato, con realtà che ancora vanno abbastanza bene, ma altre realtà, territori interi che soffrono parecchio, con tensione patrimoniale importante, con azioni di vigilanza sul territorio, sulle singole banche che chiaramente si fa molto pressante. Quindi ora ci sarà l'istituzione in un fondo temporaneo che porterà, traghetterà le BCC cercando di salvaguardarne insomma la stabilità fino alla costituzione del gruppo. Anche questa sarà sostanzialmente una preadesione al gruppo, perché la non adesione al fondo temporaneo comporterà la liquidazione della banca, quindi non c'è alternativa, e quindi chiaramente una partecipazione al fondo temporaneo sarà poi un'adesione, entrare a far parte già da subito a quello che sarà il gruppo bancario cooperativo. Ora lascio chiaramente alla relazione agli esperti tecnici della banca, al futuro della banca, al Presidente, e vi auguro buon lavoro. Grazie.